Buon pomeriggio a tutti! Ciao a tutti, siamo Giovanni e Ottavia, bentrovati a questo secondo appuntamento. Di per... oggi, sì, con eh, Social Media Strategy. E, insomma, eh, diteci un po' come... Se l'audio funziona, se è tutto se a posto. Se funziona tutto, esatto, se siamo carichi, nonostante appunto l'ora un po' pomeridiana e tarda. E oggi siamo in compagnia di Mauro Lupi, vediamo se ci sente. Sì. Mauro ci senti? Aspetta. Ok, un secondo che assegniamo il ruolo di relatore a Mauro. Intanto io ne approfitto per ricordarvi ehm, gli account social della settimana della formazione, che sono la settimana della formazione. Eh, su Facebook e Sette Formazione invece su Twitter. Ecco Mauro, ci senti? Dovresti esserci. Sì, sento, sento benissimo, buon pomeriggio a tutti. Perfetto, buon pomeriggio. Grazie Mauro. Sentiamo e eh, chiediamo appunto anche a chi ci ascolta se, se la voce posto, la sente bene. Ok, sent perfetto. audio ok, sì tutto ok, vi sento, perfetto. Eh, dicevamo appunto che il tuo intervento di oggi si intitola Come impostare la social media strategy attraverso dei modelli operativi. Ok, quindi direi che appunto abbiamo ricordato quelli che sono i nostri account social eh, con i quali potete interagire, mandarci anche le domande se avete delle domande per Mauro, oltre che in chat anche sui, sui social. E poi ne approfittiamo per ricordarvi anche una novità di questa settimana. Ossia, che venerdì trasmetteremo da Milano e l'appuntamento, appunto, eh, l'ultimo appuntamento di questa settimana dedicato ai social media lo trasmetteremo eh, dalla Libreria Oepli di Milano in occasione della Milano Digital Week. Perciò, se vi trovate nei, nei paraggi, eh, potete venirci a trovare e ci appunto, incontrerete di persona. Esatto, per conoscerci direttamente di persona, altrimenti, se non potete muovervi, nessun. Eh... Niente paura perché tanto eh, rimane comunque un appuntamento che potete seguire eh, direttamente, sempre come nella giornata di ieri e di oggi, tramite webinar. Ok, quindi Mauro direi che ci siamo, eh, puoi condividere lo schermo così tutti possono vedere le tue, la tua presentazione. Ok. Perfetto, chiediamo anche in questo caso se tutti i partecipanti riescono a vederle. Ok, noi le vediamo quindi. Stanno arrivando tutto ok, si vede? Ottimo. Sì, perfetto. Bene Mauro, allora noi lasciamo la parola a te e ci risentiamo alla fine dell'intervento con le domande dei, dei partecipanti. Perfetto, grazie. Allora, ehm, io conto di fare una quarantina di minuti di intervento e poi lasciarci un quarto d'ora alla fine per eh, le domande che, mi sper che, che spero ci siano di, di approfondimento. Tu eh, ho preparato questo intervento, diciamo. Eh, Portando l'esperienza nella eh, progettazione di eh, social media strategy, eh, applicando dei modelli, degli schemi che eh, con col tempo abbiamo affinato progetto dopo progetto, e che più o meno abbiamo visto reggono eh, tipologie di progetti di diversa natura per aziende eh, piccole, grandi, B2B, B2C e così via. Um, e quindi uh, l'idea è quella di raccontare un po' qual è l'esperienza che abbiamo sviluppato su questo modello e che tipo di utilità ci fornisce nel momento in cui andiamo ad approcciare una social media strategy. Uh, un, una prima introduzione su cosa intendiamo per questi modelli che in genere in gergo si chiamano canvas, no? cornice, uh, sono degli schemi di fatto, degli schemi più o meno articolati. Hanno questi vantaggi, diciamo, offrono appunto una visione un po' completa, no? contestualizzano un po' uno scenario ampio, permettono quindi di evidenziare molteplici aspetti ed è molto importante che, secondo me, guidano in modo, diciamo, una sequenza temporale, no? cioè il cosa da fare prima, sia in termini di priorità, sia in termini proprio di progresso temporale. Faccio prima questa cosa, poi quest'altra. Eh, mi dedico, dedico l'attenzione prima a una fase piuttosto che a un'altra. È evidente però che eh, diciamo l'utilità uh, di questi modelli si ha nei contenuti che si uh, inseriscono poi dentro, no? nella capacità di saper avvalorare eh, questi, questi contenuti e chiaramente eh, eh, nelle cose che si scrivono dentro nei ragionamenti che eh, ci si fanno attorno quindi lo strumento in questo caso so, sono degli schemini di fatto eh, sono utili è evidente che il lavoro che poi frutto anche un po' dell'esperienza che man mano si matura è nel, nei contenuti che ci si mette dentro eh, dato che questa presentazione poi verrà condivisa eh, sul eh, Diciamo, ne, nei vari eh, strumenti messi a disposizione da SearchOn, ho anche qui indicato alcuni modelli a cui mi sono ispirato, no? alcuni che su alcuni progetti li abbiamo utilizzati in passato, però devo dire che nessuno di questi davvero calzava eh, le nostre necessità e quindi per questo abbiamo eh, ritenuto opportuno di farcene uno un po' noi. Um, vi segnalo solo che questi, di questi modelli, eh, questo eh, in alto sulla sinistra, è più dedicato proprio alla parte operativa, quello sotto in basso eh, è più orientato alla digital strategy nel complesso, ehm, mentre quest'altro, eh, che viene chiamato Digital Engagement Framework, è forse più orientato, diciamo, alla parte di eh, comunicazione, di marketing online. Però, da quest'ultimo ho preso alcuni spunti che poi. Che troveremo nello schemino che vi ho eh, preparato e che commenteremo insieme. Altra cosa da dire prima di eh, passare a questo schema e analizzare i singoli momenti è il fatto che poi oltre a questo ho ehm, nella presentazione eh, anche una parte dedicata al customer journey, che secondo me rimane eh, un elemento cruciale sia nella definizione della social strategy o se volete più in generale della digital strategy. Ok, allora questo qui è lo schema su cui eh, principalmente lavoreremo oggi pomeriggio, eh, in questa oretta che, ci siamo, eh, che, che vi siete riservati a, dedicarci, eh, a, a dedicare la, la vostra attenzione. Eh, e adesso vedremo casella per casella alcune eh, indicazioni generali. Questo schema ha una cornice esterna, diciamo così, quasi tutta, okay, eh, che abbiamo chiamato di contesto generale. Sono delle informazioni che ancora non riguardano assolutamente nel modo specifico i social media, ma ritengo siano indispensabili eh, per poter eh, progettare una strategia social e digital eh, adeguata. È evidente che sono elementi di natura proprio eh, complessiva che riguardano l'azienda. Uh, però la, uh, la, la prima indicazione che mi sento di scrivere forte, sottolineandola dieci volte, è che qualsiasi progetto digitale, che sia social o più in generale sulla digital strategy, deve assolutamente essere in linea con quello che è il posizionamento dell'azienda, i suoi prodotti, la sua storia, la sua appunto missione di, di mercato e così via. Quindi è opportuno partire un po' da questi elementi di base. Qui evidentemente non, non li affronteremo in dettaglio, cercheremo più che altro di capire cosa di questi elementi ci interessa di più quando parliamo di social media, eh, però è fondamentale avere appunto a mente e metterci un po' la testa eh, sugli elementi di base. Devo dirvi per la mia esperienza che eh, proprio quando andiamo a progettare eh, strategie digital o social, talvolta è proprio il momento buono per le organizzazioni di rivedere anche un po' il loro posizionamento sul mercato, talvolta addirittura i modelli di business. No? Si parla di digital transformation proprio perché il digital talvolta scatena dei processi di cambiamento forti delle organizzazioni, per cui questo modello, questo schema aiuta anche eh, in queste situazioni, cioè quando l'azienda si trova a dover gestire dei, una strategia sui canali digitali e in quell'occasione rivede un po' Il suo modo di operare, il suo modo di comunicare. Partiamo dai principi, come dire, un po' classici: no? mission e vision. Mm, troppo spesso questi sono valori che vengono un po' dimenticati, mentre invece eh, un pensiero è opportuno farlo o rifarlo nel caso le aziende l'abbiano magari meditato, ma anni fa. Ecco, un'altra cosa che mi capita di frequente è. Uh, uh, Diciamo, trovarmi in, in organizzazioni dei clienti che però hanno eh, ragionato, appunto, hanno studiato, hanno definito il loro posizionamento di mercato, la loro appunto, missione di business eh, dieci anni fa, vent'anni fa, magari sono aziende eh, importanti, storiche, che, che, che esistono da, da decenni, eh, però non hanno mai attualizzato, non hanno mai aggiornato quello che può essere appunto una visione sia di loro nei confronti del mercato, sia proprio una visione di prospettiva. Che cosa ci interessa in questo caso? Capire, eh, qui è sintetizzato evidentemente, eh, chi siamo, no? che cos'è questa azienda, cosa, cosa vogliamo fare, no, per, perché eh, eroghiamo questo tipo di prodotti o questo tipo di servizi, no? eh, proprio la, la, lo scopo del, dell'azienda e, e, e la sua esistenza. L'altro tema è la vision, è, sono quasi sempre collegate, no? eh, a livello proprio di metodologia eh, non vi so dire quale è opportuno definire prima, anche qui la letteratura a volte suggerisce di partire dalla mission, a volte invece dalla vision, quindi da una visione più di prospettiva, no? più di eh, periodo medio-lungo nel quale poi eh, in, intersecare che cosa fa l'azienda. Uh, in questo caso la vision deve definire anche, uh, come dicevo, la prospettiva, no? cosa, cosa faremo tra qualche anno. No? E, e qui c'è una riflessione importante che non tratta specificatamente di competizione, ad esempio, di qualità del prodotto o del servizio, ma parla delle persone, dei destinatari. Quindi cosa faremo per migliorare la vita delle persone? Io ho indicato questa forma espressiva uh, che... È tipicamente consona per una gran parte di aziende. Ovviamente non tutte hanno eh, tipologie di prodotti o di servizi, come dire, dove questa denominazione, questa indicazione si sposa perfettamente. Eh, però è un dubbio eh, che concentrare l'attenzione su quello che sono i destinatari, gli stakeholder, come si dice: no? quindi i clienti o i potenziali clienti è fondamentale, ma puntando non solo alla capacità di potergli vendere qualcosa, ma proprio del migliorare la loro vita, il loro quotidiano, risolvere dei problemi specifici. E come vediamo questo tra 5-10 anni, è un ragionamento che ci è utile. Eh, sappiamo bene che, eh, come, come diciamo rispetto a Internet, Internet non dimentica, no? quindi quello che facciamo oggi poi rimarrà sul digitale per anni e sarà probabilmente rintracciabile per sempre. Eh, dobbiamo immaginare questa timeline, immaginare in cui l'azienda appunto opera oggi, ma che continuerà a operare nei prossimi anni, come un percorso dove la nostra strategia deve definire appunto la strada, no? la direzione. Eh, dopo aver riflettuto su mission e. Entriamo un po' nel merito del business dell'organizzazione e la domanda è, è fondamentale perché poi vedrete, ce la ritroveremo assolutamente dopo. E cioè, uh, per, perché siamo bravi? No? Quali sono i, i punti di forza di questa azienda? Quali sono le motivazioni per cui siamo scelti dai clienti? No? E quindi di conseguenza, questo tipo di domande tirano fuori quella che viene chiamata normalmente value proposition e quindi diciamo gli elementi che sono quelli distintivi no, dell'azienda eh, la differenziazione rispetto ai competitor eh, o una differenziazione o una localizzazione ad esempio specifica quindi ogni azienda ovviamente ha i suoi asset no? ma è su questi che si costruisce tipicamente tutta la strategia di comunicazione e ovviamente anche quella sui social media no? questo sarà un elemento fondante eh, perché è come un po eh, come dire ehm, Capire che armi abbiamo a disposizione. No? Eh, armi non per offendere qualcuno, evidentemente non per colpire qualcuno, ma armi da utilizzare, forse meglio chiamarli strumenti eh, che ho a disposizione per poter eh, interessare e raggiungere l'attenzione, diciamo così, dei miei interlocutori anche sui social media. Chiaramente da una parte ho gli asset, cioè cosa ho a disposizione, cosa ho di forte nella mia organizzazione, dall'altra parte ho l'audience, no? quindi chi voglio raggiungere, eh, clienti eh, attuali, clienti potenziali, cercando di capirne appunto una segmentazione, no? una differenziazione, eh, non solo sociodemografica come normalmente si fanno le segmentazioni, quindi Uh, distinte per fasce geografiche, per età, per sesso, per titolo di studio, eccetera, ma soprattutto e sempre di più la vera segmentazione che oggi ci interessa è quella per, uh, sui comportamenti, no? uh, sui bisogni, sugli interessi, sulle passioni. E questo ci porta a tirar fuori un uh, termine che credo avrete già sentito spero di non annoiarvi eh, se, se già l'avete approfondito, ma che è comunque un altro elemento fondante di ogni strategia digitale e social in particolare, che sono le personas, termine latino, che adesso approfondirò nelle chart successive, perché qui apro un attimo una parentesi dedicata al customer journey. Allora, innanzitutto, per personas cosa intendiamo? Ok? Schemi, ci sono i link che sotto li potete approfondire perché sono due ehm, link piuttosto interessanti. Uno che chiarisce un po' cosa intendiamo per personas, no? quali sono gli ingredienti, e, dove tipicamente, ve la riassumo comunque, eh, dobbiamo in individuare quali sono le tipologie dei nostri clienti o potenziali clienti in base ai loro interessi, in base ai loro comportamenti e alle loro attitudini. Paradossalmente quasi non ci interessa dove abitano, che età hanno, no? ma ci interessa che cosa fanno, quali sono i loro bisogni o le loro necessità che possiamo soddisfare, perché talvolta questi ragionamenti ci portano ad avere delle fasce eh, molto trasversali di popolazione, ad esempio rispetto all'età o alle zone geografiche, ma invece eh, fasce omologate eh, per appunto, interessi, per passioni, per tipologie di comportamenti. Questo è il vero lavoro sulle personas il come si costruiscono le personas e gli elementi, diciamo così, per formare queste persone, sono descritte qui in analitico. Con quest'altro canvas eh, è il più noto, diciamo, che si utilizza per definire le personas. Trovate qui questo sito che è tonizambino.com, eh, dove c'è questo schema eh, con tutte quante con tutte quante le domande giuste. Da porsi nel momento in cui si vanno a definire le personas. Che cosa ci interessa individuare alla fine? Quelle 4-5, tipicamente non di più, tipologie di individui, ok? Uh, o classi di individui, se vogliamo chiamarle così, che hanno delle caratteristiche comuni in base, ad esempio, agli obiettivi, al processo d'acquisto, no? a che cosa hanno in testa, diciamo quali sono proprio i loro pensieri, no? Perché le motivazioni per cui comprano e così via, quali iniziative sono quelle che seguono di più, eh, con che tempi decidono eh, di acquistare, quali canali utilizzano, eh, quali sono gli influencer più importanti per queste tipologie di personas e che tipo di contenuti e informazioni desiderano. È evidente che questo tipo di definizione delle personas ci interessa da morire perché cercheremo di incrociare questi bisogni, questi interessi, queste passioni, questi comportamenti con i nostri canali digitali e in particolare quelli social. Uh, tipicamente quanto, quando si parla di questo uh, approccio al mercato, quindi partendo dai nostri stakeholder, partendo dalle nostre persone. Uh, dai nostri individui che mettiamo al centro della strategia escono fuori due uh, diciamo, terminologie legate al marketing uh, marketing svolto anche ovviamente attraverso i social media inbound marketing o anche content marketing ci sono parecchie similitudini qui non voglio entrare nelle, nelle varie etichette ma qui il concetto uh, che semplifico al massimo è quello di dire cerchiamo di capire bene i nostri destinatari con un modello nuovo, un modo nuovo di, di classificarli, eh, perché è estremamente produttivo e realizzabile attraverso il digitale essere trovate, trovati da queste persone piuttosto che andarle noi a cercare. Okay? Quindi, nel momento in cui eh, riusciamo a cogliere, a incrociare appunto i bisogni, gli interessi, le passioni di queste persone, è molto più facile svolgere un'attività di relazione con loro e questo evidentemente è variabile da azienda a azienda però una volta che abbiamo definito diciamo così la tipologia abbiamo classificato no, queste nostre 3-4 uh, persone tipo ok verso cui orientare la nostra uh, strategia social ci dobbiamo porre un tema di giorni no, di percorso di relazione e qui entra il tema Uh, del customer journey no? che introduco con questo modello, anche questo è un modello proprio operativo, è uno, uno schemino che utilizziamo poi con i nostri clienti eh, andandolo a riempire di contenuti che poi sono le, le cose da fare okay? progetto uh, per progetto uh, allora in alto uh, e anche qui chiedo pazienza per le persone che magari hanno già uh, noto il concetto di customer journey, già l'hanno approfondito Provo a dare un mio contributo anche con questo schema, magari uh, vi, vi è utile anche a voi. Uh, essenzialmente, le fasi in alto, quindi consideration, evaluation, purchase, experience e advocacy, sono le fasi con le quali tipicamente si classifica un, un customer journey, ossia sono i momenti di relazione che intercorrono tra una persona, un individuo e uh, l'azienda sono percorsi, come dire, via via crescenti in termini di importanza della relazione e partono appunto da una fase di consideration che è nella fase in cui il consumatore eh, è ancora potenziale cliente, quindi magari neanche conosce ancora l'azienda, sta maturando eh, il bisogno, sta cercando di eh, verificare le proprie passioni. E cercandole magari online, non è ancora a caccia di un prodotto o di un servizio specifico, si sta informando o magari viene raggiunto da alcune eh, informazioni. Questa fase si chiama consideration. Nella fase successiva eh, abbiamo quelle persone che invece hanno già, ehm, come dire, pensano di acquistare un certo prodotto, un certo servizio e allora vanno in cerca di soluzioni e fanno la comparazione. Tra ovviamente i diversi fornitori potenziali o di le diverse aziende o cioè, i diversi negozi eh, nel caso di un'attività retail. La fase successiva è invece, ovviamente, quella di acquisto, e successivamente alla fase di acquisto c'è cioè la fase di esperienza di, di prodotto. Quindi utilizzo i servizi o i prodotti e maturo appunto un'esperienza, ho necessità in questo caso di customer care, di, di supporto tecnico o meno, a seconda del tipo di prodotto o di servizio. L'ultima fase, che è una fase diciamo, ehm, che non sempre si realizza, ma è comunque molto ambita da parte delle aziende, è la fase di eh, fedeltà, no? di fidelizzazione, di loyalty, come si dice, eh, o talvolta di partnership nel caso del, in ambito B2B. Uh, o addirittura nella fase in cui uh, i nostri clienti diventano advocate, no? diventano ambassador del, della marca, no? ne, ne, ne sviluppano il passaparola e così via. Ecco, le caselle quelle sotto, quindi touch point, contenuti e funzioni e obiettivi, sono quelle in effetti da riempire, e eh, ogni azienda ne deve fare eh, dei suoi, ovviamente, in base alle diverse fasi del customer journey. Quindi la prima domanda, partendo dal basso, e si deve partire dal basso, dagli obiettivi, è quella di dire, ok, io nei confronti dei clienti che ancora non ci conoscono, sono ad esempio nella prima casellina che è la fase di consideration, ok, sono qua, uh, i clienti che ancora non ci conoscono, ma che magari hanno bisogno di uh, assistenza, di informazioni generiche, non specifiche su quello che vendo io, su quello che, 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 che propongo io al mercato, ecco, verso questi clienti che obiettivi ho? Ho una possibilità di ingaggiarli, di raggiungerli in qualche modo, di farmi trovare, se sì, allora passo alla casella successiva e dico bene con quali funzioni, con quali contenuti no? e su quali touchpoint, su quali canali digitali posso, uh, uh, diciamo, relazionarmi con le, uh, gli individui che sono nella fase di consideration. Stesso principio per tutte le caselle successive. Quindi nella fase in cui uh, sono tutte le persone che voglio raggiungere che stanno comparando la mia azienda con le altre, okay, quali sono i miei obiettivi, come posso differenziarmi, uh, che messaggi ho da dire uh, che uh, cercano di far privilegiare la mia azienda rispetto a quella dei competitor. E anche qua dovrò trovare dei contenuti e delle funzioni adeguate per raggiungere questi obiettivi e decidere su quali canali uh, operare uh, questo tipo di... Eh, strategia specifica sulle persone che sono nella fase di evaluation ecco questa eh, una volta riempita quindi eh, credo che sia chiaro poi come si replica su tutti gli altri punti su tutte le altre fasi del customer journey una volta che si lavora su mappe di questo tipo che cosa esce fuori innanzitutto scopro se ho dei diciamo dei buchi di comunicazione perché magari è una cosa che a eh, me mi capita di vedere diverse volte Verso i clienti, quindi la fase già uh, del, del post acquisto, uh, non sempre no? ci sono degli obiettivi chiari o delle strategie per fidelizzare i clienti. Do per assodato che quelli ormai sono diventati i miei clienti e rimarranno magari i miei clienti a vita, cosa che non è assolutamente vera. E quindi si vede se ad esempio alcune fasi le ho un po' dimenticate. Uh, e l'altra cosa fondamentale è che poi mi dà una strategia operativa nel quali contenuti e funzioni fare e su quali touch point. Okay? Uh, avanti velocemente su questo tema, qui vi ho messo anche uno schemino uh, che riassume le principali diciamo, informazioni che occorrono per andare a costruire il customer journey. Quindi delle ricerche sia interne che esterne, tipicamente anche delle interviste a dei clienti, ma può essere utile anche fare delle attività di monitoraggio delle conversazioni online al nostro canvas sulla social media strategy. Siamo ancora e qui chiudiamo la parte di contesto dicendo che ovviamente dopo aver individuato qual è l'audience a cui ci rivolgiamo, cerchiamo di capire è, qual è il mercato in cui operiamo, chi sono i nostri competitor e quali sono i trend eh, da considerare. Il punto diciamo, eh, diciamo che, che fa scattare tutti i ragionamenti più verticali sul digitale è ovviamente quello in cui definiamo gli obiettivi e i KPI. Uh, è mh, indispensabile partire dalla definizione degli obiettivi prima no, di decidere cosa fare, quali canali utilizzare, che contenuti, eccetera. Devo ben definire che cosa ho in mente. Uh, quali sono gli indicatori di performance, quindi i KPI, no, come misuriamo uh, questi obiettivi e in che tempo contiamo di raggiungerli. Di esempio, uh, è uno schema che uh, ha 15 anni, ma dice una cosa molto semplice ehm, cerca almeno di spiegare una cosa molto semplice che un qualsiasi canale digitale che sia una pagina facebook un canale twitter o in questo caso un blog quindi qui è riportato solo a titolo di esempio può fare diversi mestieri ma non li può fare tutti ok eh, ad esempio qui che cosa eh, viene eh, diciamo raffigurato il fatto che un blog può raggiungere diversi obiettivi, sono questi in questo cerchio. Può eh, aumentare la reputazione, contribuire ad aumentare la reputazione dell'azienda, eh, può eh, generare insights, quindi informazioni dal mercato, eh, può eh, fare networking con i partner, eccetera. E per ognuno di questi obiettivi ci sono dei dipartimenti aziendali che sono ovviamente interessati, no? che sono quelli che poi coordinano delle eventuali attività. E per ognuno di questi obiettivi ci sono, diciamo, dei destinatari, no? dei target, chiamiamoli così, che posso raggiungere. È evidente che, così come per un blog, ma come per qualsiasi eh, canale digitale, in particolare eh, sui social, i, i social media, eh, non posso pensare di poter raggiungere con lo stesso identico strumento tutti questi obiettivi e raggiungere tutti questi destinatari. No? Devo fare delle scelte. Uh, ecco perché è importante e fondamentale partire dagli obiettivi. Chiediamoci cosa vogliamo raggiungere, meglio partire da uno, due, tre massimo obiettivi chiave, cruciali, misurarli, vedere come va e poi eventualmente allargare un po' lo spettro di azione. Vi ho messo poi questo schema, ma solo come riferimento: può essere utile per indicare uh, quali possono essere dei KPI, quindi dei, uh, degli ambiti con cui misurare i diversi eh, canali a seconda se sono eh, canali guadagnati, eh, mh, posseduti, condivisi o canali a pagamento eh, e questi KPI sono qui divisi per eh, fase del customer journey, sono chiamate leggermente in modo differente rispetto a quello che ho visto prima, ma dicono, sono assolutamente eh, hanno lo stesso significato. Eh, questa è una tabellina che può sembrare molto complessa in realtà, nella, nel lavoro quotidiano, eh, io l'uso che faccio di questo tipo di schema è avere eh, il potenziale massimo di tutti i KPI da, da andare ad analizzare, ma sfoltendone la quasi totalità e tenendone buoni eh, una decina, tipicamente non di più da monitorare eh, assiduamente con frequenza, no? altri solo per attività più specifiche, più sporadiche. Quali sono importanti di questi dipende ovviamente dal tipo di progetto, dal tipo di azienda, da appunto dagli obiettivi che ha, per cui no no non è il caso qui di, definirle, di definire quali sono più importanti, qui dentro ci sono anche alcune delle cosiddette vanity metric, no? metriche di vanità. Che in effetti servono a dare un'indicazione quantitativa, ma non sempre sono eh, obiettivi di business veri e propri. Ve la, ve la lascio comunque come riferimento, può essere utile, diciamo, proprio per fare poi un lavoro di cernita. No, di... Torniamo al nostro canvas e entriamo nella parte digitale. No? Qui c'è un elemento cruciale. Io non l'ho trovato in nessun altro canvas, ma eh, il nostro punto di vista, il mio punto di vista è che bisogna partire dai contenuti dai contenuti non, non, non solo in termini di eh, ok allora scriviamo tre post a settimana o eh, facciamo quattro video al mese eh, non parlo di quantità ma parlo più del merito che cosa vogliamo dire al mondo okay? la nostra azienda cosa ha da dire che storia può raccontare no? Attorno non solo alla storia dell'azienda, ma attorno ai suoi prodotti. Oggi non basta più esibire un qualsiasi prodotto o servizio e dire in modo autoreferenziale che è bellissimo, è fortissimo, è leader di mercato. Anzi, questa roba qui è veramente eh, inutile, o quasi. Eh, va inquadrato in quella che è appunto la storia che interessa i nostri destinatari. E questo che io chiamo programma editoriale, o piano editoriale, chiamiamolo come volete. Uh, va visto assolutamente multicanale. No? Mm, nel senso, dobbiamo prima veramente concentrarci su cosa l'azienda vuole dire. Poi ci sarà un momento successivo in cui diremo: Ok, questo tipologia di contenuto, questa forma espressiva è più idonea su YouTube, questa su Facebook, questa su Twitter e così via. Ma quello arriva dopo. Deve arrivare assolutamente dopo. Prima ragioniamo overall, diciamo su cosa vogliamo comunicare domandandoci anche, ed è una, uh, una cosa da fare subito, uh, cosa facciamo internamente, cosa siamo in grado di produrre internamente e cosa invece uh, serve e per cosa serve un supporto dall'esterno, un partner, un'agenzia o chiunque vogliamo uh, che, mh, ingaggiare diciamo, per darci una mano. Proprio perché realisticamente dobbiamo essere in grado uh, di valutare anche questo, altrimenti rischiamo di... Sognare un piano editoriale eh, straricco di un sacco di contenuti interessanti che poi realisticamente non siamo in grado di produrre, no? anche col supporto esterno, magari. No? Ma dai contenuti è fondamentale partire. Qui vi lascio anche con un altro schema, eh, vedete è un po' elaborato ma eh, vi, come dire, vi regalo: passatemi questo termine, è uno schema di, di lavoro. Eh, qui ci sono degli esempi evidentemente. Um, su quelle che sono uh, nella, nella parte qui di sinistra uh, i vari touch point, i vari punti di contatto, social e in questo caso anche non social, um, qui sono anche accennati a quelli, ad alcuni analogici. E uh, questo per avere una mappa complessiva di quanto uh, ognuno di questi canali, ogni azienda ovviamente avrà i suoi impattano o meno sulle varie fasi del customer journey, no? dove sono rilevanti. No? Eh, e questo, ribadisco, eh, aiuta per capire se abbiamo dei buchi di comunicazione, se su alcune fasi del customer journey eh, non, non le copriamo adeguatamente, non riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi. Torniamo al nostro canvas dopo aver impostato i contenuti o ragionato sui contenuti. Ci domandiamo essenzialmente due cose essenziali per il business. Come acquisiamo nuovi clienti e come ci re relazioniamo con i clienti che già abbiamo. Okay? Um, quindi come raggiungiamo i clienti nuovi, okay? sia quelli potenziali sia anche quelli effettivi. Quindi uh, è, è un lavoro costante. No? Su quali canali ci trovano uh, e quali leve di comunicazione utilizziamo. Non parliamo di canali, parlo di leve di comunicazione. E torniamo ai nostri asset. Tipicamente le leve di comunicazione sono, come dire, le cose eh, più calde, più rilevanti che abbiamo da raccontare. Abbiamo un prodotto di qualità, oppure abbiamo eh, delle case history di clienti da poter esibire, eh, partecipiamo a determinati eventi. Che, che cosa effettivamente abbiamo da dire e come, eh, quali sono queste leve che possiamo utilizzare? Anche nella forma, ci possiamo permettere una forma, eh, come dire, più come dire osare anche in trasgressione oppure siamo molto seriosi e dobbiamo rimanere così, ecco, dobbiamo capire bene qual è la, la, la leva e la forma di comunicazione e quindi come generiamo nuovi lead, diciamo nuovi potenziali clienti e se abbiamo anche un e-commerce come generiamo le vendite online fondamentale ragionare già sui clienti acquisiti okay? e quindi come manteniamo il rapporto con questi clienti e se abbiamo dei canali con i quali gestiamo la relazione con loro. No? Eh, qui vengono fuori, ad esempio, parecchi spunti interessanti proprio per eh, lavorare sulla customer base, come si dice, no? sulla base dei clienti attuali, eh, secondo il motto, ormai eh, sentito tante volte, ma che è, è utile ribadire, che è molto più complicato acquisire un nuovo cliente piuttosto che mantenerne e sviluppare uno esistente. Questo vale in quasi tutti i business, ovviamente non in tutti, no? però è comunque eh, un, un approccio fondamentale. Proprio perché un cliente eh, attuale o un cliente magari passato può essere, eh, a questo cliente possiamo vendere nuovi prodotti eh, o eh, accessori o aggiunte diciamo, dei prodotti o dei servizi che ha già acquistato. E l'altro tema dei clienti già acquisiti... È riuscire a coinvolgerli in qualche attività di passaparola, no? quindi come simuliamo l'advocacy, no? la, la, eh, la fedeltà, ma anche appunto il passaparola e il giudizio positivo, le recensioni positive e così via. Ho messo solo qui la tecnologia. Uh, il rischio occupandoci del digitale e quindi, comunque, di un ambito dove le tecnologie sono fondanti, no? abilitano un po' tutto quello che ci siamo detti, è quello talvolta di partire dai canali, dagli strumenti, dagli strumenti tecnologici. Uh, il mio approccio è viceversa piuttosto conservativo: no? dobbiamo conoscere bene le tecnologie che abbiamo a disposizione per sfruttarle adeguatamente, ma ci arriviamo solo a questo punto. Uh, se volete, c'è anche un ragionamento per cui oggi le tecnologie ci stanno viziando sempre di più. Teoricamente qua, potremmo quasi affermare che qualsiasi cosa ci viene in testa da fare, probabilmente una tecnologia esistente la troviamo. No? Costano sempre meno, sono sempre più affidabili, eccetera. Um, farci guidare però, mettere, fare delle cose solo perché esiste la tecnologia è sbagliato. No? Bisogna davvero ragionare sul business dell'azienda. E poi, quindi eh, lo strumento da utilizzare lo troviamo successivamente. Fu, eh, diciamo eh, concentrandoci non tanto sulle funzionalità delle tecnologie, ma su quello che davvero serve a noi. Vi faccio un esempio. Eh, proprio in questi giorni stiamo lavorando con un cliente che deve riprogettare eh, un nuovo sito web. Okay? Non è attinente ai social, ma eh, senz'altro l'esempio eh, si, si ripercuote anche su piattaforme. Uh, per gestire i canali social, per cui l'esempio mi, mi serve anche per questo. Uh, è che in questa fase, come al solito, la, il rischio talvolta dire dobbiamo progettare un nuovo sito, con che tecnologia lo facciamo? Lo facciamo con WordPress, lo facciamo con l'iFray, lo facciamo con la piattaforma Adobe, IBM o quello che volete, ok? Uh, ecco, questo è un errore grosso, perché cosa succede? Nel momento in cui si inizia a fare uh, l'elenco, la lista della spesa. Delle caratteristiche di ogni CMS, di ogni piattaforma tecnologica per costruire un sito web, escono fuori una lista di funzionalità, tutte apparentemente molto interessanti, eh, ma che non è detto che ci interessino davvero. No? Non è detto che sappiamo poi effettivamente sfruttarle e utilizzarle. Rischiamo di fare delle scelte solo su delle capacità tecnologiche che poi magari non utilizzeremo mai. Okay? Uh, mentre invece arrivati a questo punto del nostro bel canvas, dovremmo avere già chiaro cosa vogliamo, cosa ci serve. Vi faccio un esempio, se nel momento in cui, nella fase di relazione, quindi come teniamo i nostri clienti acquisiti, esce forte fuori l'esigenza di dover avere un customer care, un customer support um, un pelino più sofisticato uh, del solo canale lascia qui la, -mail, la tua mail o telefono al numero verde. Allora lì probabilmente ci sarà venuta in testa l'idea, ok facciamo una, una chat online o addirittura una, uh, un chatbot come va detto adesso, quindi un risponditore automatico di chat magari con un po' di intelligenza artificiale sotto. Ma se questa è un'esigenza allora ne andiamo a verificare la tecnologia, il contrario rischia solo di farci perdere un sacco di tempo. L'ultima casellina, diciamo in ordine eh, così cronologico del nostro canvas, riguarda risorse e governance. In poche parole il budget essenzialmente e le persone. Eh, è evidente che è in coda non perché è la meno importante, anzi talvolta eh, dall'analisi di questa parte qua rimettiamo un po' in discussione alcune delle altre caselle che abbiamo visto prima. Però è utile arrivarci qui perché così abbiamo chiaro cosa vorremmo fare. Vediamo poi la fattibilità. E quindi arriviamo a questo punto, diciamo, ok, tutto quello che abbiamo in testa con la nostra social media strategy, che a quel punto sarà, eh, come dire, giusto per l'azienda, eh, equilibrato per il raggiungimento degli obiettivi e coerente, più o meno. Eh, quanto costa? No? Okay, riusciamo a farcelo con le competenze che hanno le nostre persone internamente? Oppure dobbiamo fare formazione o dobbiamo inserire qualche risorsa o ci serve qualche partner eh, che ci dà una mano e quindi quanti denari poi, quanto budget ci serve per fare tutto questo. Nel momento in cui vediamo che eh, c'è da ritoccare alcuni elementi, non abbiamo il budget sufficiente, possiamo come dire eh, tornare indietro no? e fare un tuning, no? un perfezionamento eh, delle altre, degli altri elementi eh, su cui abbiamo ragionato. Questa fase è anche importante per definire la cosiddetta governance, essenzialmente il chi fa che cosa, ok? E specie nelle aziende un pelino più articolate, dove magari sul tema dei social media intervengono potenzialmente più persone, più collaboratori dell'azienda, questa è un'attività molto importante. Ci vuole poco a farla, ma è estremamente cruciale perché ci vuole poco per far danni, specie sui canali social. Uh, quindi ad esempio definire una policy corretta che è messa a conoscenza di tutta l'azienda su chi gestisce i social in azienda, con che uh, modalità, con che tono di voce è opportuno intervenire da parte dei collaboratori sì o no, eccetera, eccetera, è un tema eh, cruciale, è un tema importante. Io questa parte qui l'ho finita, uh, vi ringrazio davvero per l'attenzione. E mi sono lasciato un quarto d'ora, quindi credo abbiamo abbastanza tempo per tutti quanti gli approfondimenti eh, diciamo che, che volete. Sono qua eh, a vostra disposizione. E via con le domande. Ok, grazie mille. Eccoci Mauro, grazie. Allora, eh, direi che possiamo partire eh, già con le domande eh, che ci sono arrivate. Vai giù. Allora, prendo questa di Massimo che eh, un po' così a livello generico chiede se ehm, per le KPI esistono modelli eh, che è, possi quali è possibile ispirarsi da da seguire oppure se eh, sono basate essenzialmente sulle soggettività, sulle esigenze soggettive eh, che dipendono da realtà a realtà e variano da realtà a realtà. Dunque è, è abbastanza variegato. Uh... Devo dirti che io su, uh, adesso non lo so, facendo proprio un conto su 20 progetti diversi, probabilmente ho 5-6 tipologie di classi di KPI differenti, um, proprio perché è evidente che uh, le variazioni sono sia ovviamente per il tipo d'azienda, quindi per il suo mercato, uh, ma soprattutto per... Il, eh, come dire, il peso, la rilevanza che il digitale e in particolare i social media hanno per quella singola azienda. Eh, già ad esempio il fatto che un'azienda eh, abbia un e-commerce o meno fa scattare tutta una serie di eh, KPI specifiche per, sul tema e-commerce o banalmente se eh, svolge un'attività di advertising eh, spinto o meno, no? Um, e quindi ogni poi tipicamente attività si porta dietro dei KPI specifici il mio suggerimento però è di costringersi no, a, ad avere un, una dashboard o un, comunque una, un pannello di riferimento che contiene al massimo una decina di indicatori quelli chiave uh, è veramente raro mi è capitato in poche occasioni di averne di più come riferimento chiave poi è chiaro che nel momento in cui uh, si va ad approfondire, ti posso dire, la bontà di un certo piano editoriale, si va un po' nel merito, nello specifico, e allora le cose a cui badare sono di più. Okay? Io però parlo di indicatori, quelli essenzialmente da, uh, da far vedere, da condividere con il management dell'azienda, no? con uh, chi, chi ha assegnato il budget a quell'attività. Spero di aver risposto. Sì, direi di sì, e eh, ha, ha aggiunto infatti eh, contestualmente se eh, le, le KPI sono in riferimento e si devono collegare chiaramente anche a un, eh, eh, alla definizione di obiettivi sulla base di un riferimento temporale, quindi eh, medio, breve o lungo termine, è solo una, una puntualizzazione. Bah, sì, allora se, si dice che gli obiettivi per essere buoni, per essere considerati validi, eh, devono essere concreti, tangibili e e raggiungibili. Eh, scusa, concreti, misurabili e raggiungibili. Eh, quindi dove il misurabile no, è qualcosa che non deve essere solo un indicatore tanto poco, okay, ma anche un, un indicatore temporale. Quindi eh, quando, si, quando ci si dà un obiettivo... La Cosa dovrebbe essere, ad esempio, la, proviamo a esplicitarne uno: eh, ok, vorrei eh, aumentare il numero delle persone che citano la mia azienda sui social, citano positivamente, del 20% nell'arco dei prossimi tre mesi. Ecco, Questo qui è un buon obiettivo, perché è un po' tutto, cioè è concreto, misurabile e raggiungibile. Ok, grazie mille per questa precisazione. Eh, in particolare, eh, sempre sull'argomento KPI, Ambra ci chiede che parametri osservare se volesse fondare un canale che si occupa di video destinati a Facebook. Uh, allora, eh, provo a, a rigirare questa domanda. Uh, in realtà qui non c'è un obiettivo, N almeno non è stato espresso perché... Aprire un canale di video su Facebook non è un obiettivo. A che titolo apro questo canale? Cosa voglio fare? Voglio vendere un prodotto? Voglio presentare un prodotto? Voglio acquisire dei potenziali clienti o magari dei potenziali rivenditori? Voglio fidelizzare i clienti che già ho? Questi sono gli obiettivi a cui ancorare dei KPI, no? Esatto. Eh, espresso solo in questo modo, quindi ehm, apro un canale video. Eh, Potrebbero essercene veramente un centinaio di KPI teorici, adesso sono centinaio troppi, ma diciamo comunque 20-30. No? Quindi, quante persone seguono il video, in quanto tempo, cliccano su eventuali link presenti all'interno del video, se sì, no, commentano il video, eh, condividono il video, eccetera, eccetera, eccetera. Ma di per sé è una lista che non ci dà nessun valore, no? perché non sappiamo a che obiettivi veri andarle ad ancorare. Infatti, eh, se Ambra con, eh, continua ad ascoltarci, le chiediamo magari eh, per il suo progetto specifico di eh, sempre nelle, nelle domande eh, darci maggiori informazioni così, finché abbiamo ancora tempo, magari in un secondo tempo eh, torniamo da te, Mauro, con eh, sempre la, la domanda originaria di Ambra. Intanto okay. andiamo avanti. E con eh, la domanda di Daniele, una volta che ho fatto una classificazione degli individui, che strumenti consigli per aiutare a capire dove si trovano o cosa devo fare per farmi trovare? Bon, allora dunque il dove si trovano? Um, è, uh, Fare in diversi modi, indubbiamente dall'individuare uh, dall chi sono come dire, gli influencer, non solo come individui, no? ma anche come magari i media, se ci sono dei magazine online ad esempio, um, che hanno una buona popolarità, un'elevata popolarità su quel segmento di persona, se uh, ti interessano, um, a quel punto non tanto per rifare le stesse cose che fa quel canale che abbiamo individuato quell'influenza che abbiamo individuato ma per capire il perché no riescono ad attirare quel tipo di persone eh, e, e qui va un po' scavato il perché nel senso che eh, quando si fa questa verifica a volte ci si sofferma un po' troppo a, alla superficie no eh, quindi non è solo un tema di contenuto nel senso a ah, vedi questi qui pubblicano eh, questa tipologia di contenuto Uh, quello da approfondire un attimo è ad esempio la frequenza, no? uh, entrando anche un po' ne, nello specifico che è piuttosto utile, specie nei social, nel senso non solo frequenza, quante volte, quanti contenuti pubblicano uh, nel tempo, ma quando lo fanno, no? lo fanno anche nei weekend o no, lo fanno la sera o la mattina, perché questo può influenzare anche le scelte con cui le persone seguono i vari canali. L'altro tema è come questi canali che... Come dire, le best practices, no? come le chiamiamo, gli esempi, buoni esempi, riescono a ingaggiare le persone, a tenerle aggregate. No? Eh, come riescono come dire, a fidelizzarli, a mantenere questa attenzione alta? No? Eh, qua, diciamo, le, gli elementi principali quasi sempre dall'esterno si riescono a capire, a, a individuare. Alcuni è evidente che non li sapremo mai. Banalmente, una pagina Facebook molto seguita eh, non sappiamo quanto sta investendo, ad esempio, in advertising. O meglio, potremmo in qualche modo avere qualche indicazione? Ci sono anche degli strumenti che fanno poi il monitoraggio della spesa pubblicitaria online, dei, eh, diciamo degli inserzionisti, non è molto precisa, costicchia anche un po' fare queste analisi. Uh, però quello è un, è, è un elemento che sappiamo bene è indispensabile per avere visibilità su Facebook, quindi fare investimenti pubblicitari, eh, però riuscire a capire quanto quella pagina lì investe è più complicato. Uh, direi questo: qui ho, messo, ho rimesso questa chart perché, comunque, delle indicazioni su dove stanno le personas uh, inevitabilmente, e questo specie nel B2B dove c'è meno. Uh, si, trova, si trovano meno riferimenti diciamo, su, dai competitor e dalle cose, è estremamente utile andarlo a chiedere ai clienti. No? Uh, perché, dalle esigenze dei clienti attuali, uh, anche proprio chiedendogli espressamente con una survey, invitandoli ad un buffet uh, in sede, chiedendogli semplicemente: Ma te come sei diventato nostro cliente? No? Perché ci hai scelto? possiamo. Riuscire a capire tante, tante cose intelligenti e interessanti, anche di quelli che ancora non ci hanno trovato, ancora non ci hanno scelto. Ok, grazie mille Mauro per, per la precisazione. Intanto, qui continuano ad arrivare eh, domande e anche riflessioni, insomma, rispetto agli spunti che, che hai dato. La prossima domanda, cioè, anche perché le domande che cerchiamo di fare, appunto, cerchiamo di mettere insieme. Eh, più input, quindi per fare un po' un riassunto e venire incontro a esigenze di più ascoltatori. In particolare, eh, in diversi ci hanno chiesto se eh, a definire gli obiettivi deve essere il cliente o il professionista a cui si, ci si rivolge. L'uno o l'altro, entrambi in uh, condivisione, insomma, una riflessione su questo punto. Potuto usare Il codello. Um, nel senso che uh, è utile farla a quattro mani, anzi è molto utile farla a quattro mani, um, innanzitutto perché gli obiettivi uh, comunque l'azienda se li deve sentire uh, addosso, no? eh, è un po' come un vestito su misura, um, un sarto non potrà mai fare un vestito su misura semplicemente con delle appunto, misure che uno gli spedisce via posta. No? Uh, Funziona davvero, o meglio, si fa perché, ad esempio, non so, ci sono siti che vendono le camicie su misura. Io gli mando le mie misure e loro mi mandano la camicia su misura. Però manca una fase che è essenziale, che è quella di me la provo e vedo come sta e faccio gli aggiustamenti del caso. Uh, per cui a me piace molto farle a quattro mani, sintetizzo così la risposta. Mi sembra più idoneo, insomma, ci si deve lavorare a quattro mani. Okay, grazie mille anche per questa precisazione. Allora, intanto, come, come promesso, Ambra eh, ha, ha dato, ci ha fornito qualche specifica in più su quel suo punto relativamente al, um, agli obiettivi che ci si potrebbe dare per un, um, una pagina social e video che si caricano su uh, canali social e Facebook in particolare, um, specifica che. Um, ad esempio un canale che pubblica video molto particolari con eh, un linguaggio e eh, un tono di voce molto specifico ehm, e quindi a volte molto forte, continua. Vedo difficile per un brand associarsi a quel tipo di linguaggio, quindi appunto molto specifico e personale, eppure hanno un gran seguito. Mi chiedo cosa osservino come parametri e infine una volta che hai una, una fan base molto ampia, come fai a vendere il prodotto? Suppongo che loro puntino a farla, cre puntino a farla crescere, quindi si ehm, chiede appunto, direi, qual è il, il punto di connessione e di contatto tra eh, contenuti video mh, particolarmente specifici e con un tono di voce molto particolare, legandoli a eh, obiettivi, da quel che ho capito, di, di business. Ok, ma allora le riflessioni che, che dicevi te, che, che, se ho capito bene, sono quelle di Amra, le condivido tutte, nel senso ehm, il dubbio, la domanda da porsi è eh, che ci facciamo con della visibilità più o meno appunto eh, spinta da video forti o da contenuti un po'... Borderline, se poi eh, quei contenuti lì generano solo audience, ma poi non convertono, non, non, non sviluppano vendite, eccetera. È questo qua è il punto fondante. Allora, oggi siamo eh, come dire, viviamo no? una relazione eh, con, con i contenuti a tutti i livelli che è abbastanza superficiale. No? Ehm, classico esempio, un po' esagerato: si fa: se voi vedete un qualsiasi teenager come fa lo scroll di un, di un canale Instagram ci viene quasi il dubbio che non, non, non riesca a, a leggere assolutamente nulla, talmente veloce nel fare lo swipe in su destra, testa sinistra de, de, dei vari post che ci chiediamo come faccia ad avere uh, minimamente afferrato i contenuti. Però questo è il mondo con cui ci, ci troviamo ad affrontare. La tua azienda, però, la mera attenzione, solo il fatto di dire, wow, il nostro video è stato visto da 100.000 persone, eh, non significa assolutamente un accidente. Noi no, in gergo, diciamo, eh, là fuori il mondo è pieno di... cioè l'ufficio fallimenti è pieno di aziende che avevano un sacco di visibilità, no? Eh, perché la visibilità non genera denaro automaticamente, ok? Eh, ecco perché il... Eh, perché guardate, se... Eh, a un potenziale cliente, torniamo sempre e eh, ribadisco, perdonate la, eh, come dire, la, la ripetizione, però è il cliente che dobbiamo mettere al centro dell'attenzione, non i nostri contenuti. La vera domanda è: al nostro cliente, che contenuti interessano? Ma attenzione dobbiamo capirci bene cosa intendiamo con questa domanda: non eh, cosa gli fa piacere vedere tanto per vedere, ma cosa gli interessa per motivarlo a comprare eh, o a scegliere un'azienda come la nostra. Okay, questa qui è qui la vera domanda ed è il vero KPI no? da misurare. Per cui eh, possiamo anche immaginare un piano editoriale che ha dei contenuti, come dire, solo a chiappa attenzione, io richiamo, no? Eh, dove, come dire, intratteniamo solo le persone. Magari un contenuto solo divertente, un, no? magari non troppo banale, purtroppo ci sono tanti contenuti banali che le aziende fanno, no? eh, da, Danno il buongiorno alla mattina. Fanno gli auguri di San Valentino. Ecco, queste robe sono veramente ovvie, scontate, pallosissime. O ci si mette un po' di originalità, o lasciamo stare. Però qualche contenuto più, come dire, furbetto, no? più, eh, così ci può anche stare. Ma non si fa lì la strategia, no? non produce denaro, non produce eh, efficacia. Quelli sono contenuti che possono servire per tenere calde le persone attorno invece a dei contenuti più interessanti. E se poi il KPI forse è vero, e qua chiudo, um, che può uh, essere a valle dei social media, è quante persone dai social media ho portato sui canali dell'azienda, quelli veri, quelli veramente dell'azienda, il sito web, quante ho fatto iscrivere alla newsletter. Questi sono i canali. Veri dell'azienda. No? Nei social media sono in affitto a casa d'altri, non, non sono canali dell'azienda. Ok, eh, grazie Mauro per questa precisazione ancora una volta. Mm, farei l'ultima domanda che è un po' un sunto di quello che, che ci siamo detti in questo, in questo intervento, in particolare eh, ce la fa Gabriele, che ti chiede se puoi fare brevemente un tour del, del canvas che, che ci hai presentato inserendo nello schema un caso concreto di un progetto magari che hai anche seguito tu, quindi che eh, appunto sai... Puoi farci degli esempi concreti, ecco. Che ritieni, sì, ma particolarmente eh, esemplificativo di quello che può essere. Tu, che possono essere tutti i punti eh, del, del canvas. Urca, ok. Pro provo a farlo velocemente. No, non è banalissimo, perché ovviamente poi ognuna di queste potrebbe avere. Eh, voglio dire, normalmente. Questa è un'indicazione che può essere utile eh, darvi. Uh, il lavoro su questo canvas all'interno dell'organizzazione normalmente lo si fa in due o tre workshop di mezza giornata ciascuno. Uh, quindi ora sintetizzarlo in cinque minuti eh, può essere complesso eh, o impossibile. Um, ok, ma, uh, provo a riassumerlo, uh, provo, uh, okay, darvi qualche spunto. Uno dei settori che mi trovo spesso ad affrontare è il B2B, quindi aziende. Uh, che sono o distributori di prodotti altrui o sono produttori ma si rivolgono a reti di distribuzione in poche parole non hanno negozi, okay? non sono uh, consumer no? uh, è tra l'altro un settore che in Italia è uh, estremamente popolare quindi molte delle famose PMI uh, che sono in Italia sono di questa tipologia non operano direttamente sul mercato all'utente finale ma operano verso altre aziende e sono quelle che che Io ho trovato ad essere un po' più indietro rispetto al digitale. Uh, allora, Mission e Vision, uh, l'esperienza che vi posso fare sono appunto di aziende che hanno magari uh, 20-30 anni di storia e continuano a riscrivere la stessa mission da 30 anni, ecco, la stessa o oh, la vision anche, cioè non hanno mai pensato a vedersi in prospettiva, guardano solo al passato, mentre invece... La mission è qualcosa che non deve guardare al passato, deve guardare a oggi cos'è l'azienda. La vision deve guardare al futuro, ok? Ehm, allora, riguardo gli asset, gli asset quello che c'è da dire è che molte aziende hanno all'interno, eh, io li chiamo, dei loro cassetti digitali eh, tante opportunità, tanti valori, tante esperienze che non valorizzano. Eh, una per prime sono le persone, no? Sono tutte concentrate a dire appunto siamo bravi, siamo belli, siamo forti, eh, ma poi un valore forte non lo mettono a disposizione. Un esempio concreto è quello appunto di un distributore che ha dei punti vendita eh, riservati ai professionisti eh, cioè 120, qualcosa del genere, in tutta Italia, eh, dove, nella mappa del sito noi stiamo passando, stiamo rifacendo tutto il progetto. Uh, che prevede non solo la classica mappa di tutti i punti vendita con la cartina, Google Maps, carino, integrato, i riferimenti, il telefono, gli orari, tutto quello che volete, ma anche una bella foto del proprietario, scusate, del gestore di quel punto vendita, uh, magari una sua frasetta tipo, no? un minimo e un riferimento diretto. Okay? Quindi umanifichiamo un po' l'azienda, no? personifichiamo quello che è in casa perché spesso una delle ragioni per cui un cliente va in quel punto vendita è perché il gestore di quel punto vendita è uno bravo, è uno competente, è uno forte, è uno simpatico, ok? E quindi è giusto valorizzarne il viso eh, e la faccia. Eh, in termini di audience, l'esperienza anche qua è quella di eh, coinvolgere i clienti, no? Nel momento in cui, eh, vi faccio un esempio di un distributore anche qua di, andiamo, di elettroforniture, ok? quindi un, i, loro, i clienti di questa quest azienda sono elettricisti. Okay? Eh, beh, vi assicuro è stato straordinario mettere in aula una ventina di elettricisti, okay, di clienti, alcuni eh, diciamo, clienti recenti, alcuni clienti storici, alcuni più grandi, alcuni più piccoli, e con loro, ci hanno dedicato mezza mattinata, eh, scusate, una mattinata, mezza giornata, con loro abbiamo eh, così molto apertamente verificato cosa... L'azienda poteva fare di più per loro. Quali erano i loro bisogni indipendentemente dal, uh, dal business, ma proprio i loro bisogni diciamo, di mercato, che informazioni in più avrebbero voluto, eccetera, eccetera, provando a poi immaginare questo finito workshop, come soddisfare queste esigenze? E sono uscite fuori un sacco di idee anche su cosa fanno di meglio i competitor, che potremmo fare anche noi. Um, ok, in termini di mercato e trend, qui un, un elemento fondamentale è quello dei trend, nel senso di eh, provare con l'azienda a capire cosa sta succedendo, eh, non a dieci anni non ci si riesce, ma almeno nei prossimi due o tre anni, dove la tecnologia impatta. Eh, vi faccio un esempio di un altro caso, una farmaceutica, per la quale stiamo implementando un'applicazione di interrogazione vocale al CRM. Uh, perché in questo caso il bisogno era quello di uh, hanno i loro commerciali che stanno sempre in macchina uh, e quindi non hanno tempo magari di mettersi lì uh, ad andare sul database aziendale per uh, capire il cliente che stanno, andando, eh, che stanno per andare a visitare visitare eccetera eccetera e loro interrogano direttamente con l'app mentre stanno in macchina l'applicazione chiedendo eh, qual è l'ultimo ordine che ha fatto è, eh, non so è regolo con i pagamenti eccetera eccetera ecco eh, proprio perché l'intelligenza artificiale sarà e comunque tutto il machine learning Sarà una delle aree che interesserà una gran parte delle aziende e oggi la tecnologia inizia a essere sempre più affidabile, sempre più scalabile, no? puntando bene le, le cose. Uh, in termini di obiettivi, un'esperienza nelle aziende un po più strutturate, che suggerisco fortemente, riprendendo poi il tema di farla in co-design con il cliente e l'agenzia, il consulente, il partner che aiuta, è quella anche di. Farla condividendo i diversi team all'interno dell'azienda stessa, no? perché i social, come in genere il digital, non è qualcosa che riguarda solo marketing e comunicazione, okay? riguarda tutta l'organizzazione. Riguarda le vendite, riguarda il customer care, riguarda le l'HR, quindi se, se ci sono posizioni da assumere e così via, riguarda la direzione, ovviamente il management. E allora idealmente gli obiettivi di quella che è la strategia digital e anche quella dei social, almeno in un momento, devono essere condivisi possibilmente con più dipartimenti aziendali. Questa è una cosa che mi, mi diverto a fare sempre, ma da eh, quando lavoro sia con non so, banche, quindi organizzazioni molto più strutturate, anche le aziende più piccole, dove, appunto, c'è magari una persona che segue il digitale, quindi nel caso più piccolino, eh, che però non deve essere solo lei o lui coinvolti su questo ruolo che poi decidono tutto e un giorno presenteranno qualcosa al capo o agli altri colleghi. Almeno un passaggio con gli altri colleghi di spunti, di idee, di esigenze può essere opportuno farlo. Eh, sui, sulle caratteristiche più interne del digitale, diciamo così. Uh, direi le riflessioni forti escono fuori forse sul piano dei contenuti, anche qua uh, tirando fuori quei contenuti che in azienda ci sono e che a volte non si sa di avere. Quindi uh, ho tante. Uh, L'esempio classico che si fa nel mondo uh, food è una cosa già vista e rivista, ma ve la cito come esempio: dove se te vendi un prodotto, uh, di cibo quasi sempre non è importante il tuo prodotto specifico, ma con che cosa lo abbini. Okay? Quindi tutto il tema delle ricette uh, è fondamentale. Anche il mondo della moda l'ha scoperto: no? non è importante il tuo paio di pantaloni, il tuo brand nello specifico, ma l'outfit che riesci a creare attorno a quel tuo specifico prodotto. Uh, direi che le altre cose, dai, l'ho già un po' approfondite, lasciamoci la tecnologia in coda a uh, fare quello che gli vogliamo far fare. Ok, Mauro, direi che sei stato più che esaustivo, infatti Gabriele in chat ci ha, ci ha risposto uh, dicendo che appunto ti, ti ringrazia eh, per, per questa spiegazione, nonostante abbia insomma, capito che sia quasi impossibile affrontare questo, questo argomento in pochissimi minuti. E, guarda, Ti avevamo promesso che questa sarebbe stata l'ultima domanda, ma in realtà ne è arrivata una che ci incuriosis incuriosisce molto ed è una sì, domanda sì, di bene. Lorenzo, prometto che sarà l'ultima. Sì, <ride> Lorenzo bene. ci chiede, spesso propongo ai miei clienti di metterci la faccia, ma non ne vogliono sapere. Allora, come facciamo a convincerli? Ok, uh, allora io intendo in questo caso, è una sfida bellissima, eh, alcuni migliori successi direi poi derivano proprio da questo. Spesso quando parliamo di social media, quindi social è qualcosa che parte da una relazione tra individui. Okay? Comunque, per rispondere a, alla domanda, eh, io provo a partire dalla, da quello che l'azienda fa quotidianamente, no? Cioè, cercare di capire se effettivamente questa azienda ha delle, già oggi delle relazioni dei visu, diciamo, di persona con i clienti. E qui ovviamente è molto varia la, la situazione, no? Uh, ci sono aziende che non hanno relazioni de visu, no? alcune aziende che hanno degli e-commerce e basta, vendono solo prodotti online attraverso la rete, uh, tipicamente non hanno delle, delle, delle persone vere e proprie. No? In altri casi viceversa avviene tutto attraverso una rete commerciale, per dire, uh, dove, uh, o di punti vendita dove invece la relazione è fondante. Ecco, io una cosa che mi diverto a fare, ad esempio, per quelle aziende che hanno delle reti di commerciali, ma anche nelle aziende proprio più piccole, no? Studi professionali, eh, che si pongono il tema di dire, eh, ma io come faccio a spiegare questa roba ai clienti su internet? Ok, io parto da, benissimo, ma te fai finta che io sono un nuovo cliente, ok? Eh, che cosa mi racconti, no? In che modo lo fai? Che valori tiri fuori, no? Eh, sembra una domanda sciocca, banale, ma va sicuro che talvolta quello che esce fuori sono cose che uno non ci aveva pensato: del tipo, ma sì, lo sai che in effetti poi c'ho il mio collega che è stato uno dei maggiori esperti di, oppure ha scritto il libro di, oppure eh, ha inventato questa cosa, l'ha fatta solo lui. Eh, oppure, appunto, uno racconta eh, di determinate capacità, un modo di porsi, eh, specie nei servizi dove è molto più difficile vendere per certi aspetti, no? perché non posso esibire un prodotto, delle funzionalità proprio nette, chiare, uh, nei servizi devo dimostrare competenza, professionalità, uh, capacità di questo tipo, e lì a maggior ragione ci devi mettere la faccia. Uh, per rispondere alla domanda, e qui è, è, è fondamentale secondo me la relazione che hai col cliente, perché se te al cliente gli chiedi uh, dai vuoi realizzare un video che... Che lo mettiamo su internet per presentare la tua azienda, giustamente è legittima anche la paura, perché è una persona che senz'altro fa un mestiere diverso, non l'ha mai fatto in vita sua. La domanda invece è: senti un po', ti va di raccontarmi un attimo la tua azienda? E ti dispiace se registro un attimo, così capisco meglio come funziona. Questo qui è un caso in cui, non sempre, ovviamente, sto un attimo generalizzando perché necessariamente è così. In uh, caso in cui anche lo stesso interlocutore si rende conto di avere delle capacità che potrebbero essere messe a disposizione, eh, praticamente, di, 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 di un'audience più ampia eh, e più generale. Ok, grazie, grazie mille ancora una volta. Questa volta, Ottavia, come promesso, mm. non, eh, <ride> abbiamo veramente concluso anche perché. Eh, Siete stati felici di, di sforare l'orario consueto con, con tante, tantissime domande, veramente, eh, e spero anche per te, Mauro, stimolanti e, e interessanti. Assolutamente sì, certo. Ok, eh, noi ti, ti ringraziamo ancora, ancora una volta e diamo appuntamento alla, a domani. A mercoledì e in particolare saranno con noi Patrizia Frattini e Luca Vecchio la prima ma, alla mattina alle 11, mentre Luca dalle 16 alle 17. Infatti, ehm, con questa giornata riusciremo ad andare ancora più in profondità nelle, nelle strategie di social media perché. Eh, Patrizia toccherà eh, LinkedIn come social network, quindi usciamo dal eh, famoso e popolare Facebook o i soliti noti come Facebook e Instagram, quindi LinkedIn molto utile per il B2B. E, mentre Luca eh, permetterà di toccare una parte che anche tu, Mauro, sei riuscito eh, a darci una panoramica, cioè su eh, personas o comunque target in generale, per scendere più nello specifico eh, su questi profili, e quindi come eh, entrarci in contatto in maniera più, pro eh, più profonda. Ok, direi che siamo Oddio. giunti effettivamente alla conclusione di questa seconda giornata. Eh, vi diamo l'appuntamento a, a domani e ringraziamo ancora Mauro per il suo contributo. Grazie a voi, un saluto a tutti i partecipanti, grazie mille. A presto. A, tutti. a domani e a presto Mauro. Ciao. 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 Eh, ciao.